La seconda parte e c'era qualche domanda, mi La pare. prima è i ringraziamenti di Ilaria Ilardo, Luana Ilardo, scusatemi, per aver ricordato suo padre. No, un attimo. Non è solo un ringraziamento. Mi dichiaro disposto a aiutarla. Perché esistono degli aspetti di verità che vanno chiaramente verificati nelle dichiarazioni di Ilardo e che io non trovo giusto che sino ad oggi siano state utilizzate solo certe dichiarazioni che riguardano il periodo, diciamo, più recente. Dei fatti che riguardano la trattativa Stato-mafia e non le dichiarazioni anteriori che sono di un'importanza fondamentale sia per la interpretazione, come ho accennato, dei collegamenti tra le istituzioni e la mafia, sia con quelli della massoneria di cui parla a lungo Ilardo, ma che non vengono sistematicamente citati da nessuno. Benissimo, quindi la tua Era proposta pertinentissima. arriverà, sì, arriverà. Poi una domanda è secca secca ed è, ma allora la mafia fa parte dello Stato? Questa è La una. mafia ha rappresentato dal dopoguerra, limitando l'esame solo e semplicemente dal dopoguerra, ha rappresentato un braccio esecutivo, un potere criminale che è stato usato da poteri forti, indicando con la massima precisione quelli più vicini, i servizi segreti, perché furono i servizi segreti americani che crearono e i militari che crearono sia la situazione della cosiddetta liberazione, dell'intervento, sia che liberarono e quindi i mafiosi chiusi in carcere e quindi crearono le condizioni materiali. Ma in primo luogo, rispetto a questi che sono dei soggetti temporanei, vi era la massoneria. La massoneria è un collegamento anteriore e superiore rispetto a questi, che invece trova delle origini lontanissime. Se vogliamo parlare, io al termine del libro La bestia, per indicare quello più noto del passato, io individuai a Erice Trapani il collegamento tra Rockefeller e i centri di Erice con il centro studi Majorana che era in collegamento con il CERN e il Fermilab. Cioè praticamente con le ricerche sul macrocosmo e il microcosmo. E il documento che io trovai esplicitamente coniato da Rockefeller e pubblicato sulla sua rivista rimontava al 1960. Questo collegamento con i Rockefeller riguarda un livello superiore e massonico che è presente, ad esempio, dietro la ricostruzione del nostro Istituto Superiore di Sanità, che è negli anni 30, negli anni 30, cioè se noi vogliamo capire il problema dell'uso dei vaccini dall'Italia,
cioè le operazioni di manovra a livello planetario dell'Italia, noi dobbiamo risalire non dalla Repubblica, noi dobbiamo risalire dall'epoca in cui si è messo in grado oggi di essere presidente Brusaferro, che ce lo vediamo ogni giorno da ormai un anno, ecco, è stato Rockefeller, che non a caso la sua fondazione ha la sede sul lago di Como, negli stessi luoghi che indicano la centrale di potere massonico del nord, che rispecchia le stesse identiche caratteristiche di quelle del sud. Sono indicate dentro il libro X-Day e per chi lo leggerà avrà la possibilità di constatare i rapporti che esistono tra questi centri di potere del passato, che ripeto che rimontano a epoche assai anteriori. Ecco che ci avviciniamo al secondo argomento della serata, con quelle attuali, che non costituiscono altro che esplicazioni di centri di potere che hanno la loro origine nel nostro paese, che non a caso è importante nella massoneria, in quanto in Italia non esistono solo i patrimoni artistici esaltati dai grandi appartenenti agli Illuminati, ai Rosa Croce, ma noi abbiamo la Chiesa, e dato che la Chiesa è a Roma, la Chiesa racchiude in sé per definizione le due componenti, in quanto la Chiesa è venuta nell'anno zero del nostro calendario, ma che non era l'anno zero per gli ebrei e per tutte le popolazioni anteriori. Conseguentemente, l'Italia racchiude non solo sotto profili geopolitici contemporanei ed esprime delle problematiche di carattere internazionale che sono di estrema importanza dal 47 ad oggi, per la propria posizione di vicinanza all'Africa, al Medio Oriente e quindi anche all'Estremo Oriente, ma presenta un'importanza ancora maggiore per quanto riguarda la presenza dell'elemento Chiesa e la massoneria, la chiave per comprendere la massoneria risiede in un qualche cosa che è anteriore all'avvento di Cristo, e conseguentemente, se noi vogliamo comprendere o tentare di comprendere e decifrare certi avvenimenti che avvengono oggi e certe convergenze che esistono oggi tra la massoneria e la Chiesa, ad esempio su alcune tematiche, come è sull'ambiente o il sovrappopolamento mondiale, noi dobbiamo ricorrere a delle interpretazioni e delle analisi che ci riportano indietro nel tempo e nell'analisi della storia dell'intera umanità, e che sono estremamente importanti perché le indicazioni non provengono da collaboratori di giustizia e non possono essere ammazzati, provengono da pietre, provengono da monumenti, provengono da opere che sono state scritte e non possono essere ormai cancellate. E noi non possiamo ignorare quello che è la nostra storia per non evidenziare quelle che possono essere invece purtroppo delle collusioni tra anche la Chiesa e determinate forme di potere occulto, non solo perché ce ne parlò Pecorelli all'epoca della commissione, all'epoca del
sequestro Moro, che fece il nome di un certo numero di appartenenti alle alte sfere ecclesiastiche che erano nella massoneria. Non era un problema che è stato solo, diciamo così, manifestato esplicitamente, lo indicai nel libro La Bestia, da il Teballo Sant'Angelo, proposto per la santità di Adrano, morto nel 92, e che ebbe la capacità di descrivere e indicare la massoneria nella Chiesa dal 1989, quando nessuno, a parte il sottoscritto e qualche altro, ha evidenziato i problemi che erano nati a livello planetario con la caduta del muro di Berlino e il crollo delle separazioni dettate dalle ideologie. Quelli sono dei punti cardine per capire la nostra storia. Poi accanto a quella c'è stata la storia criminale, perché ci sono stati i magistrati che hanno in qualche modo inseguito determinate liste e ci si sono accostati a quelle verità e sono rimasti colpiti. Anche se erano casomai in un sistema molto simile a quello descritto da Palamara e non da Palamara, perché tanti magistrati, a cominciare da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, il sottoscritto e tanti altri, Tamburino che si trovò tolta l'inchiesta sulla Rosa dei Venti e così via, tanti hanno subito, diciamo così, i danni conseguenti allo sfiorare, all'attaccare le posizioni del potere. Ma questo non è non significa che la magistratura sia inquinata al punto da essere considerata tutta la magistratura eversiva. Sì, è il sistema che difende se stesso. Ma i magistrati fanno quello che possono. È chiaro che di fronte a certi problemi che hanno una rilevanza spesso che non è solo nazionale ma internazionale, in cui non esistono materialmente gli strumenti. Io quando ero a Trento e mi occupavo dei traffici di armamenti, ma arrivavo subito ai capi di governo, perché le armi, a differenza della droga, portano i marchi di fabbrica e conseguentemente se trovavi gli Stati Uniti era Reagan, quindi se andavano certe armi da una parte o dall'altra si sapeva chi erano le persone, i servizi, gli apparati e la massoneria che dirigeva il mondo. E oggi è la stessa identica cosa, è la stessa identica cosa con la pandemia, sulla quale io veramente ciò che trovo assurdo è che nessuno indaghi sulla origine, su come è stata diffusa, su chi ci ha lucrato, su chi ci sta lucrando, su chi ci sta mentendo, su chi esercita il potere. Ma io dico, ma c'è qualcuno che faccia una osservazione sui principi costituzionali che sono stati violati in Italia, negli Stati Uniti e in tutti gli altri paesi? Come mai nessuno si lamenta? Io vorrei sapere come mai. Due sono le risposte. Due sono le risposte che uno si deve dare. E sono congiunte. Sanno che non è una semplice questione sanitaria, è una questione di potere. Siamo in guerra.
Ecco perché le garanzie costituzionali vengono superate e ignorate, perché oggi a certi livelli che non vengono a noi dichiarati per non incutere terrore, si sa che oggi è in gioco il potere sul mondo. Oggi stiamo combattendo una guerra, ecco perché è intrecciato al secondo argomento, quello che riguarda la massoneria. Perché chi è che lo può sapere? Ma lo possono sapere i novizi o i rappresentanti di governo giovani o quelli che si trovano solo occasionalmente oggi ad esercitare il potere in questi anni? Ma no, perché se noi parliamo del progetto, abbiamo visto il primo, il titolo, Grande Oriente. Ma che significa Grande Oriente? Grande Oriente nella sfera del globo ha sempre significato una cosa, ciò che è a Oriente. E che c'è a Oriente? Ebbene, a Oriente ci sta la Cina, a Oriente ci sta anche l'Unione Sovietica. Non è un caso che nel dopoguerra gli Stati Uniti formarono un organismo che venne chiamato SEATO, che era un organismo parallelo a quello che è la NATO e che riuniva tutti i paesi contro i paesi comunisti, perché non dimentichiamo che nel comunismo il primo paese più pericoloso dal passato è sempre stato la Cina. Non solo che la Cina è sempre stato considerato meno pericoloso per la arretratezza che rispetto alla Unione Sovietica presentava nell'invadenza delle contrapposizioni del XX secolo. È balzata su nel momento in cui ha, diciamo, fatto proprio quell'acquisizione di potere che è stata capace di apprendere perché gli è stata messa in mano dagli occidentali. E quindi a un certo punto ecco, ma noi dobbiamo ricordare, perché può sembrare strano che io nell'ultimo libro che abbia scritto abbia individuato dei documenti che non sono controvertibili, che non sono, perché sono scritti, sono nelle biblioteche ormai, non puoi cancellare la storia, e che indicano all'epoca della rivoluzione francese e all'epoca della creazione degli Stati Uniti, cioè alla fine del XVII secolo, indicano il progetto su tavole massoniche precise, individuate, e che adesso vi mostrerò, e che indicano che al nord viene spostato l'Oriente. Cioè, ve le mostro perché altrimenti può non apparire chiaro. Questi sono dei documenti che sono presenti nell'ultimo volume che ho scritto e che non è che sono confutabili, perché sono talmente chiari e limpidi che non ammettono contraddittorio, contrasto. Così, carta calda. Carta calda. Basta che li trovo. Un attimo solo. Ecco.
quando si vedono questi, adesso vediamo un po' di ingrandirlo, perché altrimenti... No, mi sente bene. Lo vedi dietro, che c'è scritto sopra? La tavola del principe di Gerusalemme. È in alto che c'è scritto? In alto la denominazione... Sopra, sopra! La denominazione Covid-19... No, sulla tavola, qui dove c'ho la manina. Ah. Oriente. Oriente, sì. Ok? Guarda quest'altro, che c'è scritto qua in alto? Oriente. E sotto che c'è scritto? Occidente. Occidente. E risulta che è così? No. No. Ah, ecco. Allora, andiamo avanti. Ce n'ho 10, 12, Vedo di ingrandire. Aspetta. Non si capisce. Comunque Oriente. Sì, Occidente. È Occidente. Sì. Allora, che cos'è? E questo è il più drammatico. E agli altri due lati cosa c'è scritto? Ci sta scritto il nord e il sud. Sì. Cioè, praticamente, che cosa avviene? E questo è il documento più importante, quello che... Occidente del nord, di lì è sbagliato, è girato. Non è sbagliato, sì, cioè la rotazione che sta avvenendo oggi, è la rotazione, perché oggi deve avvenire che l'Oriente, che è questo il posto tradizionale, deve salire al posto superiore, certo. E l'Occidente deve scendere giù. Certo. Il vecchio e il nuovo Occidente. Il vecchio Occidente è quello della Chiesa e il nuovo Occidente che è gli Stati Uniti, a cui quando sono stati creati gli Stati Uniti, attraverso il colonialismo, la prima cosa che è stata esportata negli Stati Uniti è stata esportata la massoneria, certo. Washington, certo. Ecco. Infatti Washington è costruita proprio sulla pianta massonica. È tutto questo, esatto. E allora, se queste tavole sono fatte nel 1780, che cosa significa? Sono nate, queste è dalla Prussia, è dalla Prussia. Noi stiamo discutendo, oggi esistono scrittori che dicono così, ma è finito il nazismo, ma noi credevamo fosse finito. Ma noi qua stiamo parlando della massoneria, che è qualche cosa che va al di là della storia, crea la storia, è quella che ha creato la storia. Se noi vogliamo capire ciò che accade oggi e i legami massonici trasversali che avvengono oggi, noi dobbiamo capire che il progetto nasce dal passato e è solo oggi che si matura. Che cosa? Che cosa si deve maturare? La rinascita. Il nuovo risorgimento. È il nuovo risorgimento. Questa rinascimento. Che parte da Riyadh, secondo me. Questa è la realtà. E allora si può, allora guardate, perché voi potete pensare che siano così dei simboli da poco, ma entrate dentro e guardate qui, dove c'ho la manina, vedete la manina, 7, 2, 5, 6, ma lo sapete che cosa sono questi numeri? Sono i quattro unici versi della Bibbia in cui si parla della fine del mondo, gli unici quattro versi, quindi li conoscono tutti gli studiosi, certo, ebrei e delle religioni. Questi numeri possono essere composti in diversi modi, perché sono quattro cifre, sì. Se vengono composti in un modo, aspetta che te lo indico, perché
scoperto. Se vengono messi in un certo ordine, indicano il capodanno, il primo capodanno ebraico del 2001, che sarebbe l'11 settembre del 2001. Se vengono messi gli stessi quattro numeri in altro ordine, sono messi qui. 7, 2, 5, 6, sono sempre gli stessi quattro numeri. 7, 2 fa 9, 5, 6 fa 11. Certo. 9, 11, 9. Allora, guardate bene, la fine dei tempi, gli avvenimenti sono già scritti nelle scritture ebraiche. Sono scritte. Gli attuatori, noi siamo stati attuatori, noi, l'uomo ha, nella sua dirigenza massonica, ha la direzione delle cose del mondo, certo. Naturalmente, ma non di quella dei particolari del sottosegretario, del consulente o della cosa. Ma nella storia. E allora quando si parla della, come ho parlato nel libro La bestia che individuai, nella piramide rovesciata del Louvre vi è il numero che non è il 666, è il 78, il 674, che è quello dell'avvento della bestia dell'Apocalisse. È il numero, ecco perché è stato riconosciuto da tutti e anche dalla Chiesa, ma perché quel numero indica esattamente l'avvento di Lucifero che viene scritto nel 17° capitolo dell'Apocalisse. Dopo quello, che cosa c'è stato come evento significativo? Il crollo procurato delle due torri, che era già scritto, sono delle cose, sono delle date già scritte, perché sarebbe stato l'inizio del terzo millennio e Lucifero, come è scritto nel libro dell'Apocalisse, dopo i mille anni viene risvegliato e assume il potere e inizia quella battaglia tra il bene e il male, che è quella che siamo vivendo e che porterà alla fine, queste sono le date, non che le dico io, perché se le dicessi io si potrebbe dire così, ma lo dice il primo stupido che non sono io, è che queste date sono scritte nei sacri testi. E allora, dato che c'è chi su questi sacri testi ci ha costruito la storia e il potere, ecco perché sono pericolosi, ecco perché la marchiatura dell'uomo era già scritta, perché io ho individuato anche il significato di tutti questi numeri, perché ho trovato i testi da cui sono stati tratti questi numeri. È il momento della marcatura dell'uomo, della marchiatura dell'uomo. Ora, non è il discorso di dire bisogna fare il vaccino, non bisogna fare il vaccino, questo è buono, questo è cattivo. Il fatto è, purtroppo, che questa nostra epoca esprime chiaramente proprio la data indicata nelle sacre scritture come il momento in cui avviene la rotazione, e avviene purtroppo la rotazione proprio nel momento in cui non sarà un caso, ma esattamente l'Oriente e la Cina è quel paese che ha anche meritato in fin dei conti una posizione riconoscimento della propria importanza a livello planetario.
Quindi non è che sia uno pseudo problema o semplicemente un discorsino di coerenza di quello che viene chiamato il Grande Oriente. No, è un problema storico che è venuto a maturazione e che quindi, ecco perché, ecco, mi ricollego a quello che ho detto prima, i capi sanno ciò che noi stiamo attraversando, perché a certi livelli può non sapersi, ma a determinati livelli invece si sa. Ecco perché si passa su al fatto che le costituzioni vengano sorpassate, perché oggi è in atto la guerra per il sopravvento del potere nel mondo. E io qualche tempo fa, quando mi si è chiesto ma che speranza ci può essere, io ho risposto con l'unica che mi è sembrata di poter esplicitare, è che si litigano tra loro, perché mica esiste solo una massoneria o mica esiste un capo indiscusso a livello planetario. Ci potrà, e questo è il piano della massoneria, però prima che il piano venga portato a compimento ne accadranno delle belle, perché ciò che è in gioco, il Club di Roma non è che per caso si chiama Club di Roma, ma diciamo così è diffuso a livello planetario, ma pone a fondamento delle problematiche dell'uomo di oggi il problema del sovrappopolamento e il problema del riscaldamento globale. Questi non è che sono due problemi che possono essere ignorati. È vero, così come è vero che, poiché questi sono i due problemi, e la stessa Chiesa li riconosce, non voglio dire che li ha promossi, c'è chi lo dice, però voglio dire così che è indubbio che vi siano convergenze sulla necessità della risoluzione di questi problemi e che queste convergenze si spiegano nella storia dell'umanità e nella anche superfluità in una valutazione di questo genere della pluralità delle religioni, perché se tu sopprimi, come sta avvenendo oggi, la conflittualità tra paesi in base ai vecchi schemi, ma la sostituisci con queste altre alleanze trasversali che subordinano i paesi e le popolazioni a delle multinazionali che sono capaci di condizionare con quello che può essere chiamato con termini tecnici, fino a che non è stato applicato, è bioterrorismo. In Vietnam hanno fatto così, cioè hanno usato le armi biologiche per sterminare le popolazioni. E quello è avvenuto nel 60-70, ci possiamo meravigliare che 50 anni dopo queste armi siano più sofisticate. Certo, ci si deve meravigliare del fatto che comunque è nata in Cina o comunque da lì è... No, ma non è vero questo. Questo te lo contesto, c'ho le prove. C'hai le prove, no, sono prove. Delle prove molto discutibili. No, non sono discutibili. Comunque, posso garantire che comunque esistono storicamente degli eventi che hanno fatto sì che comunque certe prove indicassero che si è diffusa lì, anche nella prima guerra mondiale,
vi fu la spagnola, e nell'analisi che faccio del libro, la spagnola risulterebbe portata dagli Stati Uniti. Allora, quindi negli Stati Uniti nel 2019 i telegiornali americani parlavano di questa epidemia, no, di questa pandemia, già a luglio, no, del 2019. Ci sono i telegiornali, noi abbiamo sul nostro sito istrae.eu dato la possibilità a tutti di vedere un servizio giornalistico fatto da Luigi Grimaldi, che è andato a recuperare tutti questi telegiornali e a costruire tutto il percorso esatto che c'è stato di questo problema, che nasce a Fort Detrick. Ma un centro, l'ho citato, un centro. A novembre lo hanno chiuso perché è diventato pericoloso. Esatto, appunto, sì, ma l'ho citato anche questo. Però voglio dire, la Cina è una vittima di un progetto, è una vittima che però sta guadagnando una posizione di potere, ma non è un soggetto solo che agisce in questo, questo mondo, in questo progetto massonico, perché il progetto del Grande Oriente ha delle matrici che rimontano a secoli fa, ma non è che parte dall'Oriente, è stata nell'Ottocento che con certi personaggi è stata diffusa in Europa e poi negli Stati Uniti e si è ramificata anche all'ONU. Io esattamente l'anno scorso, il 30 gennaio e il 31 gennaio, sono andato a New York, all'ONU e a Washington proprio per verificare le centrali del potere che avevo individuato nel libro La Bestia. Tutto potevo immaginarmi, meno che al ritorno con l'aereo mi io ti devo fare una domanda che è fondamentale, secondo me, per capire, perché la tua descrizione va benissimo nel far capire le tre grandi cose, ma questo disegno, che è un disegno secondo me gestito da delle soggettività che si sono mosse nella storia, ma sono secondo me dei fuori di testa assoluti, no? Nel senso che questo disegno è un disegno di un gruppo di potere che è folle rispetto alle esigenze umane. Allora, il problema vero è questi soggetti vanno contrastati. E come si fa oggi? Qual è il modo per contrastarli? Ecco. Allora, poiché io ritengo che gran parte di tutto quello che sta avvenendo è partito dall'Italia, e l'ho spiegato, e credo di averlo spiegato, ecco, perché nel nostro paese non c'è solo la mafia, ma ci stanno le convergenze di altri servizi di destra e di sinistra, e ci sta la Chiesa, che è l'antagonista formale della massoneria, e allora a mio parere è l'unico paese, tra l'altro a livello planetario, che contempla e prevede e sanziona le associazioni segrete come passibili di responsabilità, a differenza dei francesi, degli americani, dei tedeschi e di altri paesi, e degli olandesi, per i quali è quasi un vanto essere massoni. Io dico così: se noi partiamo da dal tentativo di cercare di fare pulizia nelle cose di casa nostra, io ho indicato nel libro X-Day non solo i Rockefeller, ho indicato Bill Gates, ho indicato i centri di potere chiave che miravano prima del 2020 alla realizzazione della identità digitale dell'uomo, da ottenere con che cosa? Guardate, io vi leggo la frase che viene pronunciata esattamente
da Bill Gates, non Bill Gates, che viene indicata a proposito proprio della se fai un bella te lo trovo metti Bill Gates mica lo nomino una volta sola, sai. Aspetta che devo ridurre un po'. Sì, abbiamo ancora 5-6 minuti. La frase di Bill Gates è importante. Sì, sì. Eccola. Questa è scritta in inglese ed è a proposito dell'alleanza ID 2020. La traduzione è questa, guardate, è riportata questa, dove è riportata, vedete questa immagine, vedete, è l'identità, il dito, vedete? Questa è l'immagine nella grotta di Polifemo, quella vicino all'attentato di Pizzolungo. E questo qui è presente nel filmato Gaia di Casaleggio. E questo è presente sempre sotto quel disegno. Guardate un po' come le persone sono presenti nelle cose di casa nostra. Che cosa dice? La fine delle differenze dell'identità è un'enorme sfida. Porterà lavoro alle molte persone fedeli e alle organizzazioni che verranno insieme dai diversi differenti territori, settori e tecnologie. Ma è eccitante immaginare un mondo dove le identificazioni digitali sicure li renderanno sicuri, attribuendo a tutti il mattone essenziale per esercitare tutti i diritti e le opportunità che essi meritano. Stabilisce lui. Viene stabilito attraverso l'identità digitale. Ecco perché la marchiatura, esiste il problema della marchiatura dell'uomo. Ecco. Questi sono i problemi che oggi noi viviamo. Io dico così, che se noi cercassimo di fare pulizia, a cominciare dalla nostra Italia, ed ecco il motivo per il quale noi non dobbiamo cedere alla tentazione di delegittimare la magistratura, perché ci sono stati magistrati che hanno ottenuto promozioni o posti di rilievo. Le responsabilità, noi sappiamo, sono personali e soggettive. Dobbiamo distinguere sempre tra responsabilità soggettive e il sistema. È sbagliato dire che il sistema della magistratura sia un sistema corrotto. Esistono magistrati, mai come in Italia, che sono stati ammazzati, sia che hanno combattuto contro il terrorismo, sia contro la mafia e contro i poteri occulti. Quindi cerchiamo di credere nei poteri della magistratura di rigenerarsi e di compiere esattamente quello che è prescritto nella nostra Costituzione, fondata sui principi della separazione dei poteri. Perché se esiste un potere legislativo, esiste un potere esecutivo, deve esistere un potere giudiziario che controlli le attività svolte e roghi le sanzioni. Se noi, perché hanno sbagliato determinati giudici, dovessimo cancellare il potere giudiziario o condannare i magistrati che dovessero attaccare oggi questo potere, che è solo la magistratura è capace a farlo, perché in Parlamento, con tutte le opposizioni che ci sono state, nessuno ha osato
fare e proporre l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla pandemia, su come è nata, su come sono state gestite, sulle eventuali tangenti che sono state prese da qualcuno. Ecco, quindi io concludo da chi ha anche subito determinate vessazioni e alla fine hanno cercato di togliermi di mezzo come criminale e anche negli altri modi in cui hanno potuto. Però io credo nel potere dei magistrati, perché oggi è solo attraverso la magistratura e i controlli della magistratura che ritengo sia possibile arginare quantomeno nel nostro paese la diffusione di questo fenomeno. Allora, io voglio far presente una cosa: nel nostro ordinamento, partendo dalla Carta Costituzionale, Togliatti nella Costituente si fece promotore, quindi un comunista, si fece promotore del famoso articolo 18 contro le associazioni segrete. Se oggi c'è una Costituzione al mondo, e questa cosa quindi mi fa sentire in sintonia con quello che diceva Carlo Palermo, una Costituzione che appunto mette in discussione il ruolo delle società segrete, quindi dei poteri occulti, è proprio, no, grazie a questo grande dirigente del movimento operaio. Ma volevo terminare con quello che dice la Terza Internazionale, grazie al partito bolscevico di Lenin, sulla massoneria. Cosa dicono i compagni della Terza Internazionale? Al quarto congresso dell'Internazionale Comunista, che approvò la risoluzione seguente: è assolutamente necessario che gli organi direttivi del partito rompano tutti i ponti che portano alla borghesia e quindi effettuino una netta rottura con la massoneria. L'abisso che separa il proletariato dalla borghesia deve venire portato a conoscenza del Partito Comunista. Una parte degli elementi guida del partito, in riferimento alla situazione francese, ha voluto provare a gettare oltre questo abisso dei ponti mascherati e a servirsi delle logge massoniche. La massoneria è la più disonesta ed infame truffa per il proletariato da parte di una borghesia indirizzata verso posizioni radicali. Noi ci vediamo costretti a combatterla fino ai limiti estremi. Ecco, un'ultima parola per aggiungere. Io ho indicato che purtroppo questo progetto massonico esiste. Certo. E questo progetto massonico è conosciuto da poche persone, però sono quelle che dirigono i giochi, e molti nei vari paesi pensano, che non conoscono nemmeno, perché non mi sento in grado di poter accusare anche certi politici, anche giovani, di essere a conoscenza di queste problematiche, ma di cavalcare il potere sì. Questo sì, e quindi il tentativo deve essere quello di raggiungere una maturità e comprendere l'esistenza di questi problemi, rendendosi conto che per questo gruppo di persone che è al potere e dirige il mondo, le popolazioni sono numeri che vanno eliminati. Perché la sovrappopolazione è un problema reale. La vaccinazione non è la soluzione, perché immunizzare le persone, far sopravvivere l'umanità, non risolve i problemi che sono posti a fondamento di questi signori che vogliono vivere in un mondo con persone e ambienti rapportabili al 1700. Non è compatibile. Quindi gli uomini sono, per le popolazioni, per i russi, per gli olandesi, anche gli olandesi che all'inizio facevano i diavoli a quattro contro gli italiani per essere i diffusori, oggi stanno combattendo le loro battaglie, perché si stanno rendendo conto
che sono solo numeri, numeri che possono essere sacrificati, questo è il fatto. Ecco, è per questo che è necessario acquisire una consapevolezza, cercare di trovare le soluzioni meno nocive e cercare di recuperare quei valori di democrazia che sono presenti nella nostra Costituzione, nella Costituzione dei popoli, e che purtroppo per una generale e obiettiva considerazione della situazione di materiale guerra che noi oggi stiamo vivendo, purtroppo siamo costretti a subire. Arrivederci e alla prossima.